Pace e bene a tutti, è un piacere ritrovarvi anche questa domenica mattina in questo appuntamento che ormai ci ha accompagnati e siamo al traguardo, siamo arrivati al Natale. Pensavo a parecchie cose in questo periodo, mi è venuto in mente quando ero postulante, ossia il secondo anno che si entra in convento, si chiama postulandato perché tu in effetti chiedi di poter entrare ma non hai ancora il saio, non sei ancora frate. Siamo andati insieme agli altri ragazzi con il maestro a visitare la Reggia di Caserta e io non vedevo l'ora di andarci per vari motivi. Uno tra tanti, penso il più importante, è che quando ero bambino mio nonno mi raccontava sempre di quando lui a sua volta era un ragazzo, era giovane, e molti di questi racconti avevano proprio come scenario la Reggia di Caserta, perché quando lui era ragazzo lì ha fatto il servizio di leva militare. Allora, tante scene di questi racconti e che hanno popolato la mia infanzia comunque avevano, come dire, set cinematografico proprio la Reggia di Caserta. E io volevo proprio andarci per trovare anche un po' le mie radici, per vedere cose delle quali avevo sentito parlare. E poi avevo proprio questo desiderio, portare a nonno la fotografia della finestrella di quella che era stata la sua stanza. Quindi avevo proprio grande desiderio di vedere questo luogo importante anche per la storia della nostra nazione. È un posto incantevole, lo abbiamo girato, quando poi a un certo punto siamo entrati nelle stanze, quelle reali, dove è allestito un museo. E in questo museo a un certo punto mi trovo davanti due culle. Erano le culle dei re, la culla di Vittorio Emanuele III è la culla di Vittorio Emanuele, principe di Napoli, dei capolavori artistici. E io sono rimasto un attimo senza fiato, perché quando il re sta per nascere, il nuovo re, il piccolo principe sta per nascere, c'è tutto un movimento di attesa, di preparazione, di studio. Queste culle hanno visto l'opera di pittori, architetti, intarsi, coralli, materiali preziosi, cammei, tutta l'arte napoletana si è concentrata in quelle due opere d'arte. Per cosa? È per dare degna accoglienza, il massimo, al re che nasce. Io sono rimasto così disturbato e senza fiato, pensando proprio questo, ma il mio Signore, il re dell'universo, non ha avuto tutto questo. E paragonavo quelle culle incantevoli, sfarzose, alla mangiatoia, alla paglia, al freddo, alla nudità. E sono rimasto con questo silenzio per tantissimo tempo. È stato un silenzio di contemplazione, un silenzio anche per una sorta di ingiustizia, ma Dio ha scelto quella culla, ha scelto quella condizione. Allora pensavo, ma Dio, tu che potevi preparare di tutto per questo re che stava nascendo, perché alla fine è andata così? E poi mi sono reso conto di questo. E sono venuto qui proprio per questo motivo. Qui siamo nel Sacellum, il luogo dell'intimità, qui nel convento di San Giovanni Rotondo, dove Padre Pio per 2 anni ha celebrato messa quando non poteva farlo insieme al popolo. E di fronte a lui Maria Santissima, questo capolavoro d'arte, questo splendore di luce umana. Ecco, Maria è stata la culla capolavoro rivestita di ogni pietra preziosa di virtù che Dio ha preparato per accogliere il re, il vero re che doveva nascere. Questo pensiero mi ha rasserenato dicendo: no, Gesù, anche tu hai avuto la tua culla bellissima. E noi possiamo costruire tante culle, le più perfette. Però se il nostro creatore, se poi il principe va a nascere altrove, è un grande fallimento. Prepariamoci quindi a questo Natale strano. Io credo che sarà il Natale più strano della nostra vita, perché ecco, quelli passati avevano delle novità, ma erano grosse novità quasi stringenti. Adesso il panorama esterno è poco cambiato, però la vita si è imposta nuovamente con dei ritmi
che forse per qualche secondo avevamo intuito essere sbagliati. È un Natale strano, credo che i cuori più sensibili se ne stiano rendendo conto. È un Natale che è un dono, è un Natale in cui si percepisce una gioia, ma in tante case io so che è arrivata la sofferenza e quindi è una gioia che sì c'è, ma è strana perché si sente che è stata toccata dalla croce. Quindi viviamolo questo Natale, viviamolo proprio come ce lo sentiamo. Vedevo andando in giro che le case sono più spente, non ci sono tutte quelle lucine, o meglio sono più rare. Credo che sia un segnale positivo, un segnale di una contemplazione maggiore, uno sgravarsi, diciamo, da un modo di vivere il Natale che forse era meno essenziale, lontano dai cuori, forse una culla bella costruita, ma dove poi non sarebbe andato a nascere il Creatore e sarebbe rimasta un oggetto da museo. Auguri per questa settimana che sta per iniziare, che ci condurrà alla venuta del Re. Auguri perché la nascita di una nuova vita è sempre la più grande speranza dell'umanità. Allora, che voi siate soli a casa o che siate in compagnia, che siate in famiglia o che siate in una struttura ospedaliera, questo momento è per voi e per voi soli. E questa grande madre che noi tutti abbiamo, Maria Santissima, la culla perfetta, capolavoro che Dio ha creato per Gesù Cristo, possa essere anche la nostra di culla in questo Natale, per scoprirci rinati anche noi a fianco al Dio della tenerezza, Gesù bambino che viene. Buona preparazione al Natale, pace e bene a tutti.